concerto del Quintetto all'Opera ha la presenza di ospiti di eccezione. Sì, la Castellamonte non offre solo una grande tradizione ceramica, ma negli ultimi anni sta sviluppando anche una scuola di musica veramente importante, e tramite questa scuola di musica abbiamo l'onore di ospitare il concerto di un quintetto che arriva addirittura dall'Emilia-Romagna. In questa occasione abbiamo potuto accogliere degnamente ospiti internazionali, e infatti è arrivata oggi a Castellamonte una delegazione di Saint-Amand-en-Puisaye, il paese della ceramica francese nella regione della Nièvre, con cui Castellamonte è gemellato ormai da anni. Il primo gemellaggio risale al 92 ed è del 96 un rinnovo del gemellaggio. Essendo due città di tradizione ceramica sono affini, l'amministrazione comunale sia di Castellamonte che di Saint-Amand è cambiata negli ultimi 2 anni ed era importante riallacciare e tenere vivi i rapporti per uno scambio internazionale. Quindi hanno colto l'occasione della mostra della ceramica per poterla visitare? Assolutamente, noi siamo stati ben contenti di invitarli e di ospitarli nell'occasione della mostra della ceramica, mostra della ceramica che ha avuto un ottimo riscontro di presenze e devo dire anche un ottimo riscontro come commenti critici, infatti tutti i visitatori sono stati molto contenti dei punti espositivi e della qualità delle opere esposte. Senza dubbio quindi un bilancio positivo per questa 58ª edizione. Direi un bilancio più che positivo, se pensiamo anche al ritorno sulle attività commerciali abbiamo avuto riscontri positivi sia sulle attività commerciali dei concentrici che sulle attività dei bed and breakfast e dei ristoranti della zona limitrofa a Castellamonte, ma soprattutto il numero di presenze dei visitatori della mostra si è incrementato ulteriormente rispetto allo scorso anno, questo anche per effetto della grande pubblicità e del grande risalto dalla mostra di quest'anno data dal concorso internazionale Ceramics in Love e, lasciatemi dire, dell'ottimo lavoro fatto dal curatore, il professor Giuseppe Bertero, nel mettere in risalto la qualità delle opere.